Siamo qua due medici, ecco, già con il dottor Francesco che a pelle già noi ci intendiamo, Ho forse anche capito. dermatologo, poi abbiamo Sì. qua il nostro amico Come ginecologo, ti intendi con lui? no, no, il ginecologo, onore al medico, perché il ginecologo travaglia non è la voce s'advietino, e questo è storico, lo si sa. No, dicevo che i bioritmi, gli orari sono importanti, perché io conosco un signore che è andato dal dottore, dice, dottore, io ogni mattina alle 7 in punto vado di corpo. Dice, vabbè, ma si deve ritenere fortunato, vuol dire che il suo, insomma, il suo corpo è ben regolamentato, è ben Biorritmi. ordinato. Dice, sì, dottore, ma io ogni mattina in punto alle 7 vado di corpo, ho un problema che mi su 6 e 9. Ecco, quindi. E poi una storia datata tanto tempo fa, un fatto accaduto anni fa, che piace molto qui al dottor Francesco Francesco, sì. Bruno, di quel signore che va dal dottore e dice: dottore, sono infelice, non posso andare al cinema, non posso andare allo stadio, non posso uscire con la mia famiglia a fare shopping. Dice: ma perché lei che problemi ha? Dice: dottore, il mio problema è la continua diarrea, una diarrea che non mi lascia in pace. Dice: ma lei ha fatto malavita, può imparare con mia. A questo punto il dottore apre il cassetto della scrivania e tira fuori delle compresse. Dice: lei deve prendere una compressa di queste al giorno per una settimana e risolverà tutti i suoi problemi. Appena il paziente ringrazia il dottore e se ne va, il dottore si mette la mano in testa, ha una specie di flash mentale. Dice: minchia, ne sbagliava pinnole. Involontariamente ci mette i pinnole per l'esaurimento nervoso. Dice: però è meglio con cere con niente. Ve l'ho immaginato, un dottore che ha sbagliato pinnole è un scecco Certo. completo. Dopo una settimana il paziente ritorna dal dottore, appena lo vede dice: dottore, lei è un mago, lei è un genio. E il dottore, facendo finta di niente, dice: ma perché con la diarrea come va? Come va, dottore? Sempre ne supra, me caco, però me ne fotto. Ecco,